Da dove arriva? Dici di sì. Com'è? Minimo, è così. Ciao ragazzi. Eccomi. È arrivata lei. Che quando sei venuta a dicembre, quando sei uscita, io mentre parlavi pensavo, Dio, ho poco tempo. Perché me la vorrei studiare un po' di più questa signora. Ma tu a casa, se non è hard rock, non... ci si nasce con una certa predisposizione, è inutile opporsi al destino. No, senti, tu non ti sei opposta al destino, ma io voglio capire. No, ho seguito in maniera questa storia di quando da bambina ti dicevano ti mandiamo l'uomo nero e tu eri tutta interessata perché invece diciamo il bau bau lo cercavi. Sì, io andavo a cercarlo, cioè volevo vedere se era vero quello che mi dicevano. Diciamo che già allora la mia fiducia verso il mondo degli adulti era abbastanza ai minimi termini, insomma. E devo dire che questa ricerca ha sempre dato riscontro ai miei sospetti, ossia che fossero un sacco di cavolate. Fammi capire, quindi tu non ti fidi dell'uomo, della donna, dell'umanità? Ma in generale degli esseri umani non tantissimo. Perché? Perché ho imparato a conoscerli. E perché hai voluto conoscere la parte più oscura di noi? E quella è una bella domanda, insomma. Probabilmente perché è quella in cui mi trovo più a mio agio. Perché a tuo agio nella parte? Perché indagare quel tipo di dinamiche non mi spaventa. Per me è tutto molto chiaro. Cioè riesco a entrare nel meccanismo di funzionamento, soprattutto di chi commette atti estremi, con una preoccupante facilità, forse. Ma perché così lo controlli, forse? Forse una componente, sicuramente una componente è quella. Un'altra componente è il senso di giustizia, cioè se tu riesci a decodificare come funziona la mente di certi soggetti che sono magari sospettati di aver commesso crimini molto gravi, è un contributo che dai a evitare che qualcun altro si faccia male, insomma. Credo che sia più questa la dimensione che mi rappresenta. Certo. Cioè, giusto. Tutto iniziò con le tue prime partecipazioni a programmi televisivi. Ti rivediamo qui a Porta con Bruno Vespa. Buonasera, Roberta Bruzzone. Buonasera. Roberta Bruzzone è psicologa e criminologa ed esperta in psicologia investigativa e ha parlato con due testimoni. Esatto. Quali? Ho parlato con Toto, cioè il barbone che ha visto poi quella sera, poco dopo, verosimilmente, il momento del delitto, Amanda e Raffaele Sollecito, quantomeno due ragazzi che poi lui ha identificato in Amanda e Raffaele Sollecito, essere abbastanza, insomma, sostare all'interno della piazza davanti all'Università degli Stranieri e affacciarsi ripetutamente sull'ingresso della casa di Via della Pergola, che è nell'immediatezza sotto all'angolo della piazza davanti all'Università. Questo è un testimone e francamente parlandoci mi è sembrato estremamente lucido e preciso e circostanziato. Poi ho parlato e sono stata proprio addirittura nella casa della signora che ha sentito il grido, che quella notte appunto riporta aveva sentito questo urlo. Ma loro si ricordano esattamente a che ora hanno sentito l'urlo? No, non esatta ora, si ricordano l'intervallo. Io quella sera ho sentito un urlo, benissimo. Esatto. Meredith Kerscher. Era il 2007, tu sei uguale, notavo, brava. E mi dici una cosa, perché poi sul caso Meredith la verità è ancora da scrivere. Beh, in realtà, dal punto di vista giudiziario è stata scritta. Certo, perché però... Diciamo, le sentenze parlano chiaro, insomma. Esatto, però Meredith e Amanda, no? Che cosa Amanda e Raffaele Sollecito, che cosa si scatenò intorno a questo caso? Mamma mia, insomma, il processo mediatico lì fu veramente tremendo. Considera che la vicenda giudiziaria ebbe 5 gradi di giudizio, perché loro vennero condannati in primo grado, assolti in appello. La Cassazione annullò la soluzione, rimandò a un nuovo processo di appello in cui vennero nuovamente condannati. Nel frattempo Ghedè, che aveva separato la sua posizione, venne giudicato colpevole e condannato in via definitiva con rito abbreviato a 16 anni di reclusione. Quindi Ghedè è l'unico assassino per la verità giudiziaria, anche se in realtà lì si diceva concorso esatto, in omicidio. La sua condanna prevedeva effettivamente il concorso con altri soggetti. Poi, dopodiché, ci fu di nuovo il processo d'appello bis, vennero nuovamente condannati entrambi. Nel frattempo la Knox era tornata in America già dopo la soluzione del primo processo d'appello e poi la Cassazione in maniera sufficientemente sorprendente, decise di annullare senza rinvio, quindi sostanzialmente di assolvere entrambi, sostenendo che, è una sentenza che conosco veramente a memoria, che le modalità con cui vennero in particolare esaminati due dei reperti cruciali, quindi il gancetto del reggiseno che collocava Sollecito nella stanza del delitto e il coltello, in realtà non fossero stati esaminati in maniera sufficientemente adeguata e affidabile, quindi chiaramente nel dubbio
naturalmente la Cassazione annullò la sentenza di condanna, non rinviando più perché non aveva alcun senso tornare nuovamente in aula per un sesto processo. Quindi, comunque la Simetta è una vicenda agghiacciante, al di là dell'omicidio di una ragazzina che era lì a Perugia per studiare. Comunque la si veda, siano in casa, insomma, l'idea che ci siano state due persone che abbiano avuto a che fare con la giustizia per così tanto tempo. Ma ti capita, perché poi la verità giudiziaria, giustamente tu l'hai separata, dalla verità reale è diversa, perché la verità non sempre la verità giudiziaria non sempre coincidono, diciamo. Ecco, la verità storica e quella processuale non sempre coincidono. Ti è capitato di in un caso di dire no, per me questa persona è innocente, oppure per me questa persona è colpevole? Ma una vicenda giudiziaria di cui mi sono occupata e con cui ancora diciamo di cui mi interesso, ma che temo purtroppo ci sia ben poco da fare ormai, è quella del nostro concittadino, insomma, con nazionale Enrico Forti, Chico Forti. Vicenda giudiziaria di cui mi sono occupata, il report che ha portato all'attenzione il caso da parte delle nostre istituzioni è a mia firma. Ho fatto anche un libro qualche anno fa dedicato proprio al caso Forti, chiamandolo il grande abbaglio, proprio perché ritenevo documentalmente che fosse stato condannato ingiustamente. Quella è una grossa sconfitta, insomma, sotto questo punto. Io speravo fino in fondo di poter arrivare a una revisione, ma purtroppo... Diciamo che le scelte che Forti ha fatto dei suoi legali, ecco, non le ho mai condivise. Però, Roberta, nel momento in cui ti confronti quotidianamente, va bene, con l'abisso degli anni dell'animo umano, e quello ti interessa, e ti capisco, perché poi non a caso l'inferno ci piace più del paradiso. È anche la parte che dà più spessore, per certi versi, no? In che senso più spesso? Beh, una persona, l'aspetto dell'ombra è quella che comunque è quella dove c'è qualcosa da andare a cercare. Le persone troppo felici, contente, lineari, senza nessun aspetto in qualche modo, no? Un po' controverso, sono poco interessanti a mio modo di vedere. No, infatti dicevo la chiosa, anche nella Divina Commedia ci piace più l'inferno che il paradiso. Sì, il paradiso è un po' noioso, devo dire, insomma. No? La parte dell'inferno è molto più intrigante, molto più interessante nella narrazione di Dante. Personaggio preferito dell'inferno di Dante? Io amo molto Virgilio, questa figura che porta in qualche modo, che guida in maniera serafica e dà dei consigli straordinari. Insomma. Senti, ma invece un personaggio... Ecco, no, appunto, quando capita che invece la verità giudiziaria non corrisponde a quella... che tu pensi, ovviamente, poi non credo che tu pensi di avere la verità rivelata, insomma, o hai dei dubbi? Mi avvicino abbastanza. Ti avvicini alla verità? Sì. I dati oggettivi, io mi baso su quelli. Ecco, in quel caso, quindi, non se ti il dato senti mi male? Dà una certa... Sì, mi sento malissimo, divento radioattiva istantaneamente. L'ingiustizia, guarda, per quanto possa essere grave che un colpevole la faccia franca, perché è chiaramente una cosa gravissima, no? Però l'idea che un innocente paghi per un crimine che non ha commesso è una roba che veramente mi rende radioattiva, cioè mi colpisce profondamente. In che caso la trovo sei una convinta cosa... che ci sia un innocente, se lo vuoi dire, ovviamente? In carcere? La vicenda di Chico Forti sicuramente sì. Ah, quel caso lì, sicuramente, certo. Sì, insomma. Abbiamo rischiato in altre vicende giudiziarie anche di mettere in carcere la persona sbagliata. Fortunatamente, ad esempio, nel caso di Via Poma, che recentemente si è riaperto, anche se in maniera un po' rocambolesca, Raniero Busco, che era... perfettamente e completamente innocente, ed era a mio modo di vedere evidente dagli atti, dopo una condanna in primo grado ha rischiato di finire in carcere per un delitto che chiaramente non aveva commesso. Fortunatamente il processo d'appello poi e la Cassazione lo hanno dichiarato innocente. E la figura criminale che più ti ha colpito? Cioè chi proprio ti ha detto non è possibile essere così crudeli? Ma guarda, credo di averlo già detto. Io credo che una delle figure... che mi ha maggiormente colpito in maniera negativa, sotto profilo del funzionamento psicologico complessivo e della personalità, è sia Sabrina Misseri. Perché? Perché l'idea di, da colpevole, sacrificare un padre che era completamente incapace purtroppo di dare una versione affidabile, ma nonostante ciò, e che le voleva un bene straordinario, e che sia stato utilizzato per cercare di farla franca, è una cosa che la ritengo veramente agghiacciante, sotto questo profilo. Ne ho viste tante di cose brutte nella mia vita, chiaramente per il lavoro che faccio, ma questa... mi ha colpito non solo per la gravità dell'omicidio, ma proprio per quello che è successo dopo, cioè questa volontà pervicace, che credo sia tuttora in essere, di comunque utilizzare una persona completamente innocente, documentalmente innocente, pur di evitare le conseguenze delle proprie azioni. Ecco, questo mi ha colpito moltissimo. Tu stessa sei stata vittima di uno stalker, una stalker? Una stalker, sì, è stata rinviata a giudizio il 15 marzo scorso, il 5 luglio cominceremo il processo. Cosa ti faceva? Beh, una persona che mi ha molestato, perseguitato, offeso, calunniato per questo capo di imputazione sono
dal 2018, quindi insomma sono per diversi anni. E ha anche un altro procedimento in corso perché non si è fermata neanche dopo aver saputo di essere in qualche modo ormai indagata. Cosa ti faceva? Cosa dovevi subire? Beh, in maniera quotidiana, offese, insinuazioni. Ma offese come? Ti telefonava, ti scriveva? No, no, su Facebook, in particolare sui social media. Ok. Sui social media, sia tramite il suo profilo personale, sia tramite altri profili falsi, con menzogne di ogni tipo, addirittura che ingerivano anche nella mia vita privata. Si è inventata che io avevo avuto una storia con una persona che neanche mai vista né conosciuta, proprio durante il periodo in cui mio marito era in missione in Afghanistan, e cercava in tutti i modi di accreditare le cose peggiori su di me, accuse di ogni genere, offese davvero irripetibili su Rai 1 in fascia protetta. Cioè, una persona che si è comportata in maniera veramente agghiacciante, che finalmente ora ne risponderà davanti a un giudice. E tu hai capito perché lo faceva? Beh, c'è un mix di situazioni in questa vicenda. È una persona che conoscevo, è una persona che peraltro ho cercato in tutti i modi di fermare, perché sui social non lo è una persona bloccare. Che conoscevo, sì, ho capito, puoi bloccare, ma comunque sia, considera che le offese nei miei confronti erano fatte pubblicamente, con post che chiaramente mi venivano segnalati da più persone. In più lei utilizzava anche dei profili falsi, quindi non è banale fermare qualcuno che ha come unico obiettivo nella vita, e l'ha dichiarato lei in diversi post, quello di farmi guerra ovunque, cercare di rovinarmi in ogni modo possibile e immaginabile. Io peraltro cercai pure di fermarla, perché lei aveva già un altro problema con l'ex marito, e le dissi: guarda che se vai avanti così finisci sotto processo per atti persecutori. Cosa che si è avverata, perché adesso a maggio ha un'altra udienza preliminare per un altro processo per atti persecutori nei confronti dell'ex marito e della nuova compagna. Che cosa è entrata nella testa di questa persona? Quello magari ce lo spiegherà lei in dibattimento, se deciderà di... E avrai comprensione anche per lei? No, non credo. Perché ti ha fatto troppo male? No, perché una persona che agisce in questo modo non merita, a mio modo di vedere, alcuna giustificazione, tantomeno comprensione. Nessuno ha diritto di cercare di fare del male e fare stare male qualcun altro solo perché non riesce a gestire le sue problematiche. Senti, i casi chiusi spesso riaffiorano anche con innocentismi vari. Sì. La strage di Erba, secondo te? Beh, io mi sono occupata della strage di Erba, quindi è chiaro che se lo chiede a me ti dico che sono assolutamente innocenti e che ci sono anche le prove. Assolutamente sì. È una vicenda molto complessa, considera che quando io mi sono occupata del caso erano tutti straconvinti che fossero colpevoli, quindi fu un momento a livello mediatico complesso. Oggi, dopo numerosi servizi delle Iene, numerosi reportage... Ma non c'era stata anche una confessione lì? Sette versioni diverse in cui in nessuna c'è una ricostruzione coerente della strage, ma con errori proprio macroscopici, e il presunto testimone oculare, quando venne sentito dai primi magistrati immediatamente... Il padre era l'unico sopravvissuto, Mario Frigerio era uno dei vicini di casa, diciamo, di Raffaella Castagna, in realtà indicò e descrisse e fece fare un identikit di un soggetto che non c'entrava assolutamente niente con Olindo Romano, ma anzi lui descriveva come una persona di etnia araba. Quindi insomma, sulla testimonianza di Frigerio ci sarebbe da fare almeno una quindicina di puntate. Se vuoi io sono disponibile, insomma. No, guarda, senti Roberta, cos'è che invece ti alleggerisce? Come fai per rilassarti? La musica sicuramente, e la moto sicuramente, sì, insomma. I viaggi in moto sono una viaggio grande... Il viaggio più lungo che hai fatto in moto? Beh, abbiamo fatto diversi viaggi lunghi. L'ultimo, forse quello del 2019, abbiamo fatto quasi 7.000 chilometri tra i vari deserti, California, Nevada, Utah, Arizona, insomma. Con è stato molto bello. Che è stato con mio marito, e con sua figlia e poi un gruppo di altri motociclisti, perché eravamo un gruppo di persone. Ma da bambina pure stavi in moto? Beh sì, la moto è sempre stata mia compagna di vita inseparabile, mi auguro che lo sia veramente fino all'ultimo giorno della mia vita, insomma. Conto di morire intorno a 100 anni, quindi insomma spero di stare abbastanza 105. Io appartengo a una famiglia molto longeva, cioè ci sono persone, insomma, la maggior parte so delle... che tua nonna Angelina era molto importante. Sì, ed è morta per te. A 100 anni praticamente, quindi insomma, quindi se ho preso da lei tu almeno 110, insomma, Virginia speriamo. Raffaele come ti imita? Con il male assoluto ci parla, ci ispira, ci sussurra nell'orecchio, che fastidio! Siamo in grado di compiere azioni che ci spingono oltre l'immaginabile. Maria Sole era una filippina come tante altre, anche ben pagata, 8 euro l'ora, senza contributi, senza ferie, senza guanti. Maria Sole era una maniaca della pulizia, i pavimenti erano sempre puliti, perfetti, lucidi. Perché? Forse c'erano troppe tracce? Forse c'era troppa cera? O forse boh. È un giovedì, quando la bella signora rientra stanca a casa dopo una lunga ed estenuante giornata dall'estetista. La margherita e una birra. A grandi passi raggiunge la camera da letto.
da troppo tempo vuota. E lì succede l'irreparabile. Nel corridoio freddo, lucido, vuoto, la bella donna scivola a terra, sempre con grande eleganza, e la caduta causa la rottura completa dell'unghia del mignolo sinistro con tanto di French appena ricostruita. Maria Sole, era giovedì ed era riposo, ma tu hai preferito mettere la cera. Perché? Dai. Un giorno dovresti... Genio. Sai un vero colpaccio che potresti fare? Intervistarci insieme. Vabbè, noi qui siamo pronte ad accogliervi. Se la Raffaele ce la fa a venire... Virginia, si è superato il trauma. Scusa, quale, cioè? Perché era terrorizzata che io la seguissi con la moto e la investissi. Davvero? Così ha detto. Ah sì, eh? Scusa, convincila te, guarda, ti do la camera. Virginia, io ti aspetto. Dobbiamo parlare io e te, dobbiamo parlare. Dobbiamo trovare una giusta soluzione a tutta una serie di questioni. Vieni qui, ti assicuro che io verrò col taxi, quindi stai tranquilla. Allora, e invece, di donne che si sono occupate di crimini, da Agatha Christie in poi, sì. Tu li leggi gialli? Sì, non è che abbia molto tempo adesso, però in passato molti di più, sì. Qual è il tuo autore preferito? Beh, a me è piaciuto tantissimo la trilogia Millennium. Ok, beh, certo. Io sì. Su Millennium ti posso dire che non sono riuscita ad andare a dormire sul finale. Beh, cioè, meraviglioso. Okay, sono arrivata alle 7 del mattino perché non riuscivo proprio a dormire. Perché volevo arrivare alla speravo fine. Speravo davvero che ci fosse un quarto libro. L'ho preso, ma non è scritto dallo stesso autore. Per certo lui è morto subito non dopo è la... è stata la stessa cosa. Bon, diciamo. Il grande Cannoletta qui ci racconta proprio una delle più amate. Sì, perché... Se io mi posso permettere di definire ma la signora quante Buzzone, sexy l'amica, qua sta arrivando di tutto. L'amica Romina oggi. Senti chi parla. Guarda qui, io ho un vestitone. Beh, no? Senti, io lo voglio guardare. Io che c'è. No, questo, è mio, questo è mio. È bellissimo. Ma innamorata Romina? Ditemi un po'. No. Vediamo un po', guardami bene bene. Non credo. La pupilla non si è delitata molto all'attivazione innamorata. Non lo sai granché. Ma pensavo anch'io. È una sibilla. Ma io che tragedia, c'è cosa mi viene la pupilla, scusami. Nel momento in cui c'è uno stimolo attivante dal punto di vista diciamo emotivo, c'è una diciamo schizzo di dopamina e la pupilla si allarga, dici si dilata. Scusami, guardale tutti allora. C'è un tarifario per queste attività, ragazzi. Ecco. Che sei innamorata? Che ne so. Niente. Allora scusami, Jessica. Samuel. No, perché io rischio la vita. No. Tu devi sapere una cosa. Abbiamo un patto io e lui. È una storia che si protrae da anni. Ogni volta che io cerco di avvicinarmi a lei, il marito arriva e mi fa: sono armato. No! Il marito è qui dietro. Appunto, lo sa anche lui, per quello che non si avvicina. Dai, lasciamo. Dai, è goliardica la cosa, veramente. Ci tiene ad avere Samuel qui, perché è una presenza preziosa. E allora, non facciamo. Ma tu come sopporti tanta gelosia? Ma non è gelosia, è così, è una modalità di funzionamento. Lo devo tenere così. È una modalità di funzionamento, è pazzesca sta cosa. Ma scusa, funziona così. Poi ha tanti altri lati positivi, qualche cosetta ce la possiamo anche permettere, insomma. Ma scusa, ma tu quando... tu sei gelosa uguale? Vuoi vedere il radar? Occhio, sì. Occhio. Mi avvicino. Un po' alla volta io mi avvicino. Non lo fare, ti prego. Vai Massimo! Peron ci serve vivo, quindi passiamo sì, al quiz. Peron ci serve vivo, ma passiamo ripeto, io quiz. Ci tengo proprio che rimanga in vita e in salute così com'è adesso, insomma. Esatto. Allora, se io posso permettermi di definire Roberta Bruzzone la signora in giallo della televisione italiana, posso? Sì, sì. Perfetto. Allora, c'è anche un'altra signora in giallo e proprio su lei oggi volevo... Se permette, porle una domanda. Mitica Jessica, vai. Questa è la colonna sonora che ci regala il nostro amico Mezzancella e la domanda è questa qui, eccola là. Allora, solo una delle seguenti affermazioni su Jessica Fletcher è vera. Quale? Vive in California, non guida l'automobile, è figlia unica o non si è mai sposata? Prima di rispondere... Sull'attrice o sul personaggio? Il personaggio, Jessica Fletcher. Okay. Prima di rispondere, se vuole, può consultarsi con i nostri affetti stabili che sono esperti di tutto. Eccoli. Specialmente di sbagli. Allora, io nella guarda, mia profonda... mi fido di più della mia, diciamo, sono bravissima a sbagliare io da sola. Non guida l'auto. Che devo dire, questa signora è infallibile. È infallibile! Io sono senza parole, veramente. Non ho nemmeno consultato gli affetti stabili, sei rimasto soggiogato. Dal carisma di Roberta Bruzzone. Io sono ipnotizzato letteralmente. Anche te occhio che c'è sempre il mio marito lì vicino. No, sempre a distanza. Ma te se vuoi di niente, scusami. Se te faccio un complimento io sta tranquillo te non c'è oppure... problema. No.
con il geloso di... non ci sono problemi di questo tipo. Vabbè, sì, insomma, sì. Non hai mai avuto corteggiatrici donne? Oh, assolutamente sì, anzi, prevalentemente ormai ce l'ho soltanto donne, ma non mi interessa l'articolo, sono drammaticamente etero. Immagino, posso capire, ma... E come rispondi quando è una cortese? Ma guarda, sono... Perché diciamo... Sono situazioni comunque, non sono volgari, sono proposte chiaramente, diciamo, come diceva sessuali. Woody Allen, però di fisico che piace a entrambi i sessi. Nel senso che sono, diciamo, offerte di occasioni di un certo tipo che io rifiuto in maniera abbastanza tranquilla. Cioè, guardi, la ringrazio perché poi sono accompagnate a attestazioni di stima, quindi sono cose assolutamente gradevoli. Okay. E io rispondo in maniera assolutamente gradevole ed educata. Vabbè, quindi abbiamo dimezzato, diciamo, i potenziali seduttori di Roberta. E invece qui abbiamo Mezzancella e Memo. Sì. Ti piace l'Abruzzone? Molto. Poi è una motociclista come me, per cui andiamo io sono d'accordo. C'è il marito. Memo, attento come rispondi. Io non sono geloso. Ecco, mi ha guardato. Ma è la verità. Con lo sguardo di lei. No, sono più gelosa di tuo marito e tu, guarda, è la... condizione. Io sono molto più gelosa. Bisogna cercare di affrontare in una sede terapeutica, allora. Lo so. Infatti, chi è più gelosa? Lei ha detto che è molto più gelosa di quanto lo è normalmente mio marito. Perché ho detto, l'ho guardata come di accidenti. Ma infatti, che cosa ci volete proporre? Allora, a proposito, abbiamo pensato a lei e l'abbiamo associata un po' a dei brividi. Possono essere i brividi di qualsiasi genere. Sì. Però la cosa bella è confrontare i brividi di adesso, della nostra generazione. I brividi della mia generazione, che erano quelli più sani. Esatto. Diciamo. Lui è diversamente giovane, ma... Quelli più sani, non ho capito. Ha detto più sani. Perché non allora, siamo cerchiamo sani. Di unire queste due canzoni. Ma perché noi non siamo sani, la generazione nostra? Sì, sanissimi. Ah, okay. Ma, no, per amor, ma mancherebbe altro. Eh? No, niente. Vabbè, basta. Bref. Allora, vai. Andiamo, è prima la nostra generazione. Noto con i brividi, a volte non so esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, mi vengono i brividi. Sei tu, non lo so, ma nei miei sogni sempre ti avrò. Sei come un'atmosfera che dona un brivido blu, che dona un brivido blu. Ciao Tony! Grandi, grandi, lo abbiamo tanto evocato. Memo favoloso quando ho fatto l'Idallara numero uno. Fantastico. E abbiamo tanto evocato, è con noi. Eccolo. Lo annunci te? No. Annuncialo te, dai, vai, la camera è tua, vai. Signore e signori, l'uomo più straordinario del pianeta Terra, Massimo Marino. Sei stato. Com'è la scena, scusami. Ciao, buon pomeriggio. Massimo, benvenuto. Da California, siete stati in America, bello. Sappiamo tutto. Bello. Però questa cosa della gelosia a me un po' mi inquieta. Ma io vorrei fare una domanda. Ma chiedete... Me l'ha chiesto, ho confessato. Perché qui bisogna essere gelose. Qualcosa di più? No, infatti lo sono, Lei è sempre armata, Bell'uomo. Hai detto che sei sempre armata? Sì. Come? Mi arma è qua dentro. Brava, non ho bisogno di proiettili, posso fare molto più male con qualche frase. Toglietegli anche la moto perché investe le persone. Insomma. Non è vero che investe le persone, non ho mai investito nessuno. E neanche Virginia Raffaele aveva intenzione di investire. Non so. Adesso abbiamo si un cane da guardia, leggenda così. Che belli che siete, perché sprizzate proprio complicità. E questa storia della gelosia, secondo me, tanto, è anche un gioco. Sì. È un gioco, anche perché noi... No, ma non si potrebbe campare, se no. Esatto, dai. Siamo grandi, dai. Vabbè, dai, ci sono anche i tuoi genitori che ti mandano un messaggio. Ma va. Ciao Roby, sono molto orgogliosa di te. E vai avanti così. E poi da piccola sei sempre stata una bimba furba, intelligente, vivace, non ti scappava niente, eri sempre intraprendente,
capivi tutto al volo e volevi sempre sapere la verità, sapere cos'era quello, cos'era quell'altro, e come adesso che sono tutti che ti ammirano. In bocca al lupo per tutto, per la tua carriera e per la tua musica che state facendo, che è bellissima, e vedrai che farete un figurone. Ciao Roby, ti voglio bene, un bacio grosso dalla tua mammona. If you want, you can marry. Un abbraccio forte anche da me, che ci voglio bene, ci seguo sempre. Saluti papà. Dai, che ti stai muovendo? È la prima volta che la vediamo. Sei un tortino al cioccolato. Mi hai dato una bordata terrificante. Non, questa proprio non me l'aspettavo. Capita. Tu sei un bugiardo. Non è vero. Sta da lui il gancio. Ma certo, è ovvio che può essere soltanto lui. Guarda, di passaggio, guarda. Dai. Anche l'Abruzzone si intenerisce. Beh, capisci. Non me l'aspettavo di vedere i miei genitori. Insomma, peraltro mio padre ha passato anche un brutto periodo. Cioè? Ha subito asportazione di una parte della gamba per via di una condizione purtroppo di salute non buona, e quindi è stato un periodo anche abbastanza complesso. Complicato. Sì. Come gli sei stata vicino? Beh, ho cercato chiaramente di farlo tutti i giorni, ci sentivamo, ho cercato di dargli supporto e di calmarlo anche, perché mio padre è un po' caratterialmente come me, quindi... Poliziotto è lui uno anche, che no? Insomma, non è che sia facilissimo da gestire in certe situazioni, soprattutto quando non mangia, quindi in questo siamo proprio identici, e quindi insomma è stato un periodo abbastanza complesso, insomma, Però dai, ne è uscito è bene. È uscito da poco, da papà Domenico. Ma sì. Lui che ti ha insegnato, che faceva il poliziotto anche lui? Beh, lui si occupava in realtà la polizia provinciale, si occupava in particolare di contrasto al bracconaggio nell'area praticamente nostra, ma guarda, credo che mi abbia insegnato tanto mio padre. Intanto mi ha insegnato a come tenere testa alle situazioni peggiori, perché con lui era un duello continuo, insomma. Per cui quindi è stato il tuo... mio alter ego, se vogliamo. Non era una... Insomma, siamo entrati spesso in contrasto. Però quel contrasto che ti aiuta poi a capire chi sei tu, nel senso che alla fine quanto davvero ci tiene a qualcosa, perché non era un padre molto permissivo, insomma, sotto questo profilo. E quindi è stato un padre però che mi ha insegnato a stare al mondo, ecco, questo penso che sia importante. Glielo hai detto, glielo hai riconosciuto o glielo stai dicendo? Glielo sto dicendo adesso, del resto lui è la prima volta che mi dice che mi vuole bene, quindi siamo uno a uno, insomma. È la prima volta che dice che sì, mio padre non è una persona molto espansiva, diciamo. E che cosa hai trovato in Massimo di papà? Niente. Sì, No, niente. Se non a parte la professione, insomma, che la poli un funzionario di polizia. Sì, sono due ambiti diversi. No, vabbè, mio padre è una persona diversa da Massimo sotto tanti profili, ma non cercavo un altro padre, un padre ce l'ho avuto. E ci ho avuto un padre che c'era davvero. Senti, insomma. Parlami di nonna, invece, perché i nonni sono importantissimi. Nonna Angelina. Mia nonna è stata forse una delle figure più importanti della mia vita, insomma. Era la mia confidente, sapeva mamma tutti i fatti di... miei. Di mio padre. Di papà. Sì, madre di mio padre. Ed era un... Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia matriarcale, perché mia nonna era il capo di tutti. Cioè nessuno si poteva pensare di... o credere di poter farla sotto gli occhi di mia nonna. E lei aveva sempre l'ultima parola su tutto. È una famiglia molto numerosa la mia, no? Per cui chiaramente... Ed è una donna che ha avuto una storia straordinaria. Due conflitti mondiali. Mia nonna era del 1905, no? Quindi... Mio padre è nato nel 45, sì, se non sbaglio, sì, 45. Aveva già 40 anni, quindi. Sì, ma non solo, è nato praticamente sotto le bombe, era il periodo finale della Seconda Guerra Mondiale, insomma, era una donna che non si è mai arresa, che ha portato avanti, è rimasta vedova molto presto, ha portato avanti tutta la famiglia da sola, era un carro armato, in questo io mi ci riconosco molto, insomma. L'imprinting forse della decisione, del carattere, forse è stato proprio quello, insomma. Massimo, complimenti, perché tenere ad avere una così forte complicità con una donna dal carattere così, insomma, deciso, forte, no? Vuol dire che sei una persona sana pure te e sicuro di te stesso. Sì, diciamo che ci complementiamo tanto, insomma, sia lei che... E poi vi piacete tanto, vero? Sì. Grazie. Guarda lei, vi piacete. Tanto, tanto, tanto. Quanto conta l'intesa? Beh, fisica? Nella nostra coppia è determinante, poi magari ci possono essere altre coppie in cui lo è meno. 80? 5? Sì. 90? Ma ci sono stati momenti dove essere uniti è importante, soprattutto questo periodo qua è stato... Sì. Ma perché ride?
diciamo, no, loro parlano di, ma loro parlano di intimità. Perché li conosco da, no, perché li conosco da anni. Tu non mi piaci, ricordatelo sempre. Io li conosco da anni e vederli in queste situazioni qui con te che gli fai le domande, vedo lei come risponde, è tanta roba, perché non si sono mai mostrati sotto questo punto di vista. No, 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 infatti. Capisci? Quindi tu stai svelando una loro realtà che non è mai stata presentata. Ma è così bello indagare i meccanismi dell'amore, se no. No, ma noi siamo, siamo una coppia, noi siamo, quest'anno sono 8 anni che stiamo insieme, quindi non sono pochi, insomma, no? Una storia di vita, 8 anni molto intensi anche in situazioni particolari. Lui è stato 2 anni in Afghanistan, insomma, è stata. Certo, sono 8 anni di vita importanti, anche di esperienze importanti. Però siamo estremamente innamorati, come l'inizio, cioè quella parte passionale, che poi anche un po' burrascosa, non scema, ecco, e questa è una cosa molto fondamentale, importante. Fondamentale, che poi tu, ti è capitato, l'hai raccontato nella vita, hai avuto a che fare con un manipolatore affettivo. Ah, sì, assolutamente sì. E dal punto di vista, nella mia vita personale, perché era un periodo in cui avevo perso mia nonna, era morta mia nonna. E quindi anche... E quindi anche la personalità più solida, quando perdi una figura di riferimento così determinante, può vacillare, insomma. E questo tipo di personaggi ha un fiuto particolare per arrivare a colpire. Che faceva? A che colpire. Ti diceva? Ma no, cioè adesso guarda, faccio anche fatica a riparlarne perché è un'esperienza rimossa. Che ho proprio rimosso. Superata, io non mi ricordo praticamente niente di quel periodo. Sai, lì. Perché non ne parliamo, ricordi. Perché così le ragazze a casa rendono conto, certo, di che cosa devono evitare. Ma io lo dico, ecco, sempre. All'inizio, come tutti i manipolatori, si era proposto come la persona migliore che potessi incontrare, quindi come un supporto, un sostegno in un momento di difficoltà, perché ovviamente è un momento in cui vacilli, no? Perché perdi c'è un lutto così importante, non l'avevo mai avuto un lutto così importante nella mia vita, quindi è stato un momento di grande fragilità anche sotto questo aspetto, e questa persona inizialmente si era proposta come la soluzione di tutta una serie di problematiche che in quel momento si ponevano. Poi ho capito che è vero che alcune problematiche si erano risolte, ma poi il prezzo da pagare era altissimo, insomma. Quando l'ho compreso, ci ho messo circa un paio d'anni, anni di grande sofferenza, avevo perso 15 kg, ero uno zombie letteralmente, perché mi aveva proprio prosciugato anche dal punto di vista non solo psicologico, ma anche fisico. Ho compreso un giorno, perché era successo un evento che adesso, insomma, faccio un po' fatica a raccontare qua, perché è un po' delicato, in cui avevo proprio compreso che c'era, insomma, esattamente quella persona quanto male mi stava facendo. E lì c'è stato un click interiore che immediatamente mi ha riportato nella condizione precedente, cioè ho capito perfettamente che tipo di soggetto fosse. Un click, proprio quando è presente quando schiaccio un interruttore e si accende la e luce. Comunque, ecco, la regola è sempre vogliatevi bene. Sì, se state male non sì, è amore, giusto? Sì, certamente, rispetto certamente, soprattutto. Certamente. Penso. Massimo, qual è il tatuaggio di lei che ami di più? Quello che abbiamo entrambi, dai. Vabbè, cioè, sì. Il nostro tatuaggio. Questo. Direi le nostre iniziali che ci siamo io fatti. Io le sue iniziali e lui ha le mie. E io le sue, sì. Ok, penso che, ma è vero che ha una tigre tanto sulla spalla? Sì, sì. Sì. La vuoi vedere? Sì. La vuoi vedere come E andiamo. E andiamo con la tigre. Ah, vabbè, tanta roba. Allora, adesso state cantate per noi, peraltro è una canzone sì. Legata al tema del bullismo, perché cercate sempre di mettere temi sociali nella vostra, importante, sì. Nella vostra opera anche appunto musicale. E prima di vedervi, facciamo però vedere Luciana Di Tizzetto in un monologo sul bullismo, in un programma, sì, sul bullismo, sul bullismo, senti, io sono arrivata, in un monologo sul bullismo, cercavo la camera che era andata via, per questo mi sono distratta, in un monologo sul bullismo che ha realizzato nel programma di Mika, che peraltro sarà uno dei conduttori di Eurofestival, Di Tizzetto, e poi la band, che ha un nome la vostra band? Rock Riders, tanta roba, vai. Può capitare che in certi periodi della vita uno si senta fragile, si senta come le barrette ai frutti di bosco, che basta un niente a frantumarle. È normale, è assolutamente umano. Viviamo in un tempo fetente che ci vuole sempre al top, fichissimi, intelligentissimi, bravissimi a scuola, amatissimi e anche pieni di like. Capirai. E se invece non sei così bella? Se sei tonda e gentile come la nocciola delle langhe e nessuno ti guarda? Se c'hai sempre qualche brufolo pellegrino che fa il cammino di Compostela sulla fronte? E se la tua caviglia non è stretta come il cervello di chi ti critica? Se vivi nella vita reale e non vivi in Photoshop? E tu invece? Tu invece che sei maschio ti senti Medusa?
che non sei alto 1,90, non hai 7.000 muscoli che ballano sotto la maglietta. E quando giochi a calcio sembri un po' il Gabibbo. Tu che porti la stessa felpa da un mese perché solo con quella ti senti un po' corazzato. Che tieni i capelli lunghi, lunghi fino al naso. Così non si vede che ogni tanto piangi. Che devi fare? Nulla devi fare. Nulla. Solo lasciarti crescere in pace. Amarti. Questo sì. Impara prima di tutto a piacere a te stesso. Quello che pensi di te è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. Lo diceva Seneca, che non era affatto un cretino. Bravissima Luciana Littizzetto, ladies and gentlemen, la Rock Riders Band in Non ci sto più. Incazzi con me, mi chiedo perché mi urli addosso, sei così grosso, un animale così feroce. Giorgio Gori, il nostro batterista Pasquale Palumbo, il nostro bassista Eugenio De Sena, la nostra mitica cantante Mara Panzieri e Massimo Marino. Grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi, grazie davvero. Ho passo il bullismo, viva la libertà. Assolutamente sempre. E l'amore. Il nostro motto è appunto questo, il bullismo è fumo, il coraggio è fuoco.